in attesa del 2017, chi se lo immaginava che avrei comprato un biglietto per farvi fibra, vi rendete conto? Sono sempre stata rocchettara, voi lo sapete, però adesso assolutamente incazzata nera, qui credo che il rap faccia il caso mio per esprimere la rabbia di una donna che ha sofferto tanto, che ora in giro chiamano signora e che era in giro a 15 anni nei locali in autostop e tutti mi dicevano: sei dell'82, hai sentito quanto è piccola? E ora ancora in giro dopo 20 anni, milfone tra i ventenni, non ho mai fatto tenerezza a nessuno. Sai quanta gente avrei potuto mandare in galera? Lascia stare, una marea. Donna che ha sofferto tanto, che era in giro chiamano signora, che era in giro a 15 anni nei locali in autostop e tutti mi dicevano: sei dell'82, ma quanto sei piccolo, hai sentito che cina, che cazzo ci fai qua, perché non vai a dormire? E ora ancora in giro, dopo 20 anni, mi pone tra i 20 anni, non ho mai fatto tenerezza a nessuno, sai quanta gente avrei potuto mandare in galera, lascia stare, una marea. Conosco bene ormai l'altalena con cui mi trovo a fare i conti, prima ero su, ora stanno giù e poi ancora giù, aspettando che le gocce di citalopram facciano effetto. Sono nata sana e ci sono rimasto sotto, perché questa vita mi ha tolto troppo e dato in cambio poco, per questo sono incazzata e non poco. Il rap mi viene male, peccato, perché ho la rabbia e i contenuti giusti, fare dei rap di protesta che parlano dei maschi che insicuri, dell'ipocrisia, dei radical chic, filo palestinesi, vegani antivaccini, dei risvoltini, degli aperitivi, della gente di merda, di una donna e il suo orologio biologico, che anche se volessi un figlio dalla sola io me lo posso proprio sognare. Quei soldi non ce la fai, finisci a mangiare da padre Marella, tu e tua sorella, di una donna che ha sofferto tanto, che era in giro chiamano signora, e che era in giro a 15 anni nei locali in autostop, e tutti mi dicevano: sei dell'82, ma quanto sei piccola, cosa ci fai in giro qua e là? E allora in giro dopo 20 anni, mi fumi tra i 20 anni, non ho mai fatto tenerezza a nessuno, e sai quanta gente avrei potuto mandare in galera, lascia stare, una marea. Ma non c'era Facebook, non c'erano i video. Meno male.